Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi vi voglio raccontare una storia molto particolare. Chi di voi non conosce eBay? Sono sicura che tutti lo conoscete, il famosissimo sito di aste online. Anche chi non ha mai acquistato qualcosa su eBay, sicuramente almeno una volta è andato a farsi un giro per vedere tutto quello che viene messo in vendita, perché ci sono veramente oggetti anche molto particolari, quindi può essere anche divertente semplicemente andare a dare un'occhiata di tutti gli oggetti che sono messi all'asta. E proprio tra questi oggetti, nel 2000 è stato messo all'asta un quadro. E fin qui direte: cosa c'è di strano? Ma questo quadro è diventato famoso per essere il quadro maledetto di eBay. Innanzitutto facciamo un passo indietro, vi voglio raccontare la storia di questo quadro. È stato dipinto da Bill Stoneham nel 1972 ed è stato poi esposto al pubblico nel 1974. È stato messo in una galleria d'arte, è stata fatta una recensione su questo quadro, sono stati scritti degli articoli ed è stato appunto esposto in questa galleria. La cosa particolare è che tutti quelli che sono entrati a contatto diretto con il quadro, quindi chi ha fatto la recensione, chi si è occupato della, diciamo, della vendita, della pubblicità, chi lo ha esposto, il proprietario della galleria, sono tutti morti in circostanze misteriose. E anche coloro che comunque non sono morti hanno avuto, degli eventi sfortunati quando sono entrati in contatto con questo quadro. Poi non se n'è più saputo nulla fino agli anni 2000, quando appunto nel 2000 è stato trovato, tra gli oggetti messi in vendita su eBay. Diamo un'occhiata a questo quadro. Questo dipinto ha un nome, The Hand Resist Him, che vuol dire le mani lo resistono. Noi vediamo raffigurati due bambini, un maschio e una femmina, davanti a una porta di vetro, ma se osserviamo bene possiamo notare altri particolari alquanto inquietanti. Ci sono tante mani sul vetro, quella che sembra una bambina in realtà è una bambola senza occhi e ha tra le mani un oggetto misterioso. Il bambino fissa davanti a sé in modo diretto, ma se lo guardate bene sembra che il suo viso abbia i tratti di un adulto e non di un bambino. Dietro, sullo sfondo nero, ci sono tante mani e in alto c'è la luna, come se fossero immersi in una notte buia. I protagonisti però poi sono illuminati e non sono in ombra. Come vi dicevo, nel 2000 questo quadro è stato messo in vendita all'asta su eBay a partire da 199 dollari. La descrizione dell'oggetto riportava alcune notizie. Dicevano che il quadro è stato ritrovato in una notte dietro una birreria, è stato abbandonato, loro lo hanno trovato lì, hanno deciso di prenderlo e di portarselo a casa perché lo trovavano un bel dipinto, lo hanno appeso al muro. Ma la figlia di questa coppia che lo ha trovato, a un certo punto, molto spaventata, è andata dalla madre e gli ha detto che i bambini del quadro di notte litigavano ed entravano in camera sua. Così il padre della bambina ha deciso di metterlo in salotto, appenderlo al muro e mettere davanti al quadro una fotocamera con sensori di movimento. Quello che è particolare è che dopo 3 notti hanno guardato le foto e hanno visto alcune foto abbastanza strane, abbastanza inquietanti, tra cui una in cui sembra che il bambino esca fuori dal dipinto. Così hanno deciso di sbarazzarsene e di metterlo in vendita su eBay. La dicitura nell'inserzione in neretto riportava di non fare assolutamente offerte per quell'oggetto se si è deboli di cuore, se si è soggetti a disturbi da stress o se non si ha dimestichezza con il paranormale. Ovviamente questa notizia ha fatto il giro del mondo e le offerte sono andate alle stelle e alla fine è riuscito ad aggiudicarsi questo quadro un proprietario di una galleria d'arte per 1025 dollari. La cosa particolare è che durante l'asta i proprietari del quadro hanno ricevuto tantissime mail di persone che sostenevano di aver avuto dei malesseri psicofisici osservando semplicemente la fotografia del quadro messo in vendita su eBay. E poi il proprietario, quello che lo ha acquistato, lo ha esposto nella galleria
E ha detto che molte persone che andavano a vedere il quadro sostenevano di vedere altri particolari e altri oggetti apparire e sparire dal quadro. Quindi sicuramente ci sono state delle visioni particolari legate a questo quadro. Questo ha suscitato ovviamente la curiosità di giornalisti, la curiosità di moltissime persone e hanno deciso appunto di intervistare chi ha dipinto il quadro. Lui si è stupito tantissimo di tutte queste leggende, ha detto che non voleva assolutamente fare nulla di malvagio, ha semplicemente fatto un quadro in cui rappresentava se stesso a quell'età e una scena di vita particolare. E ha spiegato che la porta con le mani sul vetro voleva semplicemente rappresentare una divisione tra il mondo reale e il mondo onirico, quindi il mondo dei sogni. Poi negli anni successivi ha dipinto altre scene della sua vita, ha fatto altri due quadri simili, sempre con una bambola vicino, però continua appunto a sostenere di non aver mai pensato di dipingere qualcosa di malefico e di malvagio. La storia del quadro, diciamo che in un certo senso si ferma qui, perché poi non ci sono state particolari notizie ulteriori legate a questo quadro. Ovviamente noi non sappiamo se queste storie sono vere o se sono soltanto delle leggende che sono state messe in piedi per vendere il quadro con più facilità, per attirare magari l'attenzione, per fare un po' di pubblicità a quest'autore. Non lo sappiamo, però sicuramente questo ha, diciamo, stimolato la curiosità di tantissime persone e quindi tanti curiosi si recano nella galleria d'arte Perception, perché è la galleria nella quale è esposto, e lo vanno a vedere perché è comunque esposto al pubblico. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa storia, cosa ne pensate di questo quadro. Io personalmente lo trovo, al di là di tutte le leggende che ci possono essere, un quadro abbastanza inquietante che non appenderei mai nel mio salotto. Quindi, al di là del fatto che sia maledetto o meno, a me è un quadro che sinceramente suscita abbastanza inquietitudine, quindi non lo metterei in casa. Detto questo, io mi fermo, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.